Salve bella gente, qui è il vostro Manu e bentornati. Signori, oggi siamo qui sul 13° episodio della serie principale di Assassin's Creed 4 Black Flag. Signori, a parte che stiamo andando a affondare un bel po' di navi piccoline, nello scorso episodio, se voi siete persi, andatelo a recuperare, perché abbiamo guidato la nave di Barbanera, raga. Veramente è stato qualcosa di entusiasmante. Signori, salve, arrivederci. Allora, raga, dovevamo andare. In questo episodio andremo precisamente in questo nuovo punto di interesse, dove, se non sbaglio, l'assedio di Charlestown, giusto? In teoria ci incontreremo nuovamente con Barbanera. E raga, salpiamo i mari e vediamo di preciso. Guardiamo e vediamo con attenzione che cosa abbiamo a che fare. Inizia la missione. Salve Bonnet! Una nave tutta vostra, vedo! Sì, sì, Barbanera mi ha scaricato, temo. Ma io ci provo da solo, ho deciso. Bene, è grandioso! Sì, sarà un successo! Vi racconterò le mie avventure la prossima volta. Edward! La vostra amicizia è il miglior tesoro che abbia trovato in questi mari! Vale più dell'oro, dell'argento e del rubino! Vi ringrazio del coraggio che avete infuso in me! Grazie, signore! Vi auguro ogni bene! Wow, regà, bellissimo! Avere certe amicizie nella vita è veramente qualcosa di molto bello. Volete tornare a casa? Volete rivedere le vostre mogli? I vostri figli? Lui è pazzo, raga, ma mi piace. Eppure mi risulta che il vostro governo non ci mette il minimo impegno per il vostro rilascio. Ostaggi per medicine! Era la mia sola richiesta. E così sei giorni di totale e completo silenzio. Devo dedurne che voi siete reietti di Charlestown. E che forse farei meglio a dare le vostre viscere ai cani e le vostre ossa ai pesci! Dio santo! Ecco il mio dubbio. Uccidermi. Oppure portarvi a fare razzia con me. È una decisione assai importante, non priva di rimorsi. Salve, Edward. Che diavolo fai, amico? Tutta Charlestown ci punta gli occhi addosso. È il mio scopo. A distanza, ma in piena vista. Dove sono le medicine? Abbiamo mandato un uomo a trattare con il governatore una settimana fa. Da allora, niente. Ci penso io. Dammi un giorno. C'è del movimento laggiù. Sono soldati? Sì, e sembrano di fretta. Propongo di seguirli prima che se ne escano con le sorprese. Segui la cannoniera. A che pensi? Barbanera è all'opera da 8 giorni. Quindi è probabile che qualcuno abbia già preparato le medicine. Non si sa mai. Ah, ma non si muovono. Stanno pensando a un altro modo per uscire. Già, quindi scopriamo dove le tengono e speriamo bene.
E ci leviamo subito da qui. Attento, capitano, siamo vicini alla torre di guardia. Lo so. Alza un po' di vele. Ammaina le vele. Altra torre di guardia. Sciogli i tre. Allontana la prua dal letto. Sciogli i tre. Mamma mia, raga, non è semplice, eh? Si alza la nebbia. Dove c'è? Meglio le mezze vele, capitano. La velocità non ci aiuta. Ma... Attento alle secche. Questa volta ci vedono per forza, capitano. E che devo fare? C'è sempre un'altra via. Ferma tutto! La tua nave è stata di... Ma... Che cosa ho fatto? Non ho fatto niente, ve lo giuro. Che cazzo è successo, raga? Ho detto aborda, ho abbordato. A fa culo. Infatti la missione, vabbè, no, siamo perdi. Sabota la campana. Attenzione, zona vietata, l'ho capito. E allora? Sta zitto. Cioè, così mi vedranno, ma non possono attirare l'attenzione. Più. Tu devi stare tranquillo. Non devono vedere che vi seguiamo. Cazza e segui il vento. Continuiamo così, capitano. Lasca, terza rola le gabbie. Ammaina le vele. Sciogli tutte le vele. Se ne vanno, capitano. Allora proseguirò da solo. Tornerò con le medicine. Sì, bene. Sono qua. Per zanzare ti succhiano via la vita dalle vene. Per te è vero quello che dicono di Farvanina. Esce il fuoco dalla sua testa, come se fosse un vulcano. Non è il diavolo in persona? Allora ha fatto un patto con lui. Per fortuna la sua nave è là all'ancora. E non si è fatto strada fin dentro a Charlestown. Con tutti i pirati, qualcuno dovrebbe sistemarli. E impiccheranno alla fine, tutti. Fino all'ultimo.
parassiti che infestano quelle navi. Sifilide e scorbuto, certo. Devono essere delle pare quelle navi pirata. Allora, io sarei molto curioso di sapere perché ha fatto un'azione di questa che io non avevo. Oh, interloper! Raise the alarm! Identificato, raga! Cioè, io non mi sono buttato come un coglione per fare questo. Cioè, io dovevo atterrare in quel blocco di colonna. Invece no, si è buttata in... Porca vacca. Non si arrampica? Non si arrampica? Gestire la città e non intendo certo cedere al ricatto di un file pirata, nemmeno se fosse il diavolo in persona. Signor Sim, che la chiave delle scorte è mia, nessuno toccherà le medicine. Possa la peste sterminarli tutti quanti. Che idiota! Pirati! La loro nave è qui! Pirati! E indietro, alla magione! Come on! Uccidi il capitano. È un intruso! È là! Allà! Uccidetelo! Forza Kenway! Sbagliato. Mamma mia, raga, mamma mia! Aiutami! Scaccia questi diavoli! Barbanera vi ha fatto la migliore offerta mai formulata da un pirata. Potete aborrire i suoi metodi, ma vi chiede solo medicine. Ed è quello che avrà. Regà, non ci avrei mai creduto di farcela subito al primo colpo. Mamma mia, regà. Scusate il silenzio, ma
veramente un passo falso della vede del culo. Cosa hai preso? Due casse, le risorse per preparare nuove dosi. Un'idea assai saggia, ne sento poche di questi tempi. Sentito, signor Rax, il mio amico ha il bottino e ha salvato il vostro esile collo. Non lo volete ringraziare? Dobbiamo lasciare queste acque, Touch. Il governatore allerterà i suoi soldati. No, va pure se vuoi. Ho affari da trattare al nord. Hai chiuso, è così. Ci abbandoni. Basta Nassau. Senti, amico. Ho superato da un bel pezzo la quarantina. E se non trovo un modo di superare la boa dei 50 in tranquillità, preferisco andare dritto all'inferno per restare capitano per un altro anno. Ci rivedremo, lo so. In questo mondo o nell'altro. Mamma mia, regà, wow. Scuoio un coccodrillo, vabbè. Raga, è stata veramente una missione tosta. Non era una di quelle missioni facili, eh? Comunque, credo che adesso... Eccoci qua. Olivier vuole parlarci della sua idea di montare un trailer usando alcuni dei video che hai registrato questo mese. Stai con calma, ti aspetto all'ascensore. Ah sì? Nice. È successo questo? Sono qui. Sei pronto? Ci aspetta. Andiamo. Dove devo andare, signora? Benissimo. Ho guardato qualche video di questa settimana. Grandioso, Barbanera era un pazzo. Ci siamo entusiasmati quando è saltata fuori l'idea di fare un trailer su di lui. Magari con lui che beve, che parla con altri pirati e che racconta una storia. E poi tagliamo con lui che si aggira sul ponte della barca. Scusa, nave, non barca. Lui che salta in giro per il ponte, si appende alle corde e lotta come un diavolo. Ovviamente dovremmo modificare un po' il materiale che abbiamo per migliorarlo, ma sarà grandioso. Mi si rimestano tutte le budella al solo pensiero. Scusa. Sì. Bene, procediamo. Devo stare vicino a te? Bonjour, ça va? Scusa il ritardo. Niente, potete entrare. Ciao Melanie, vi ho visti entrare. Mi serve un minuto con te soltanto. Sono al telefono con Letizia a proposito del progetto Kenway. Sì, certo. Scusami tanto, ti chiamo dopo. Non ci vorrà molto. Sì. Ehi. Ciao. Ciao. Hai un secondo? Sì. Va al punto segnato sulla mappa. Ho un lavoro per te. Voglio collegare le telecamere dell'edificio a un sistema di controllo centralizzato, ma molte sono calibrate male. Un'altra porta chiusa. Non è un problema. Voilà! Ora hai anche un accesso di livello 2. Niente male per un nuovo arrivato. Trova i comandi della telecamera, Prince. Ti aggiorno il trasmettitore. Beh, vediamo che abbiamo a che fare quest'oggi. Devi trovare la combinazione di numeri giusta per regolare l'onda. Facile, no? Scegli un selettore numerico e cambia il valore. Quando avrai trovato la giusta combinazione di numeri, otterrai l'accesso. Raga, voi lo sapete che... Non è buono. Oh! Ho fatto tutto a caso, eh? Cioè... Vabbè, mi sembra ovvio. Questo lo capisco, Letizia. Forse mi sono spiegato male. Noi non stiamo cercando di ostacolare nessuno, ma al momento non abbiamo le risorse sufficienti per raddoppiare le ricerche. Far quadrare il bilancio spetta a te. I prodotti di intrattenimento sono solo un modo per pagare costi di ricerche molto più importanti.
È così che va il mondo, eh? I soldi sporchi finanziano gli ospedali, hai capito? Siamo con te, Letizia, tranquilla. Ci sta lavorando il nostro uomo migliore, vedrai. Ma ci vorrà tempo. Saresti tu. Bene, e grazie a tutti e due. Aspetto con ansia la vostra consegna. Ci vediamo alla riunione degli azionisti, Olivier. Non vedo l'ora, Letizia. Ciao, ciao. Che stronza! È un po' troppo presto per trattarmi in questo modo, eh? Forza! Allora, cosa si fa? Quello che vuole la signora. Puntiamo sull'osservatorio. Assassini, templari, che cazzate. Mi incuriosisce la riunione degli azionisti. Che ne dici di entrare nell'ufficio di Olivier e provare a cercare la sua agenda? Oh, perché dobbiamo fare queste cose? Non ti piace? Allora che ne dici se faccio la spia su di te, hacker? Ah, no, 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 no. Ma sei tu lo stronzo che mi fa fare queste cose? Vaffanculo. Non voglio rovinarti la vita. Perciò fa come ti dico. Ora va alla finestra. Sì, 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 bla, bla, bla. Andiamo, andiamo. Vediamo, questo tizio mi deve far finire male. E allora, sono qua, cosa devo fare? Oh, bravo, perfetto. Visto che non puoi entrare nell'ufficio di Olivier dalla porta, ho aperto un altro percorso. Si sale. Sapevi che l'abstergo era diretta dai templari? Oh sì, lo so che sembra una pazzia, ma alla fine anche l'atterraggio sulla luna era finto, no? Tutto è possibile. Ah, perfetto. Siamo arrivati? Ah. Vamonos. Ci siamo. Puoi entrare da quella porta oppure lanciarti dalla terrazza. Oh, bel colpo, amico. Trova il computer. Vaffanculo. Cerchiamo la data della riunione. Sì, sì, zitto. Ora fa attenzione. Il canale dei dati è controllato in continuazione da programmi di sicurezza. Devi aggirarli di nascosto, altrimenti distruggeranno i dati che sposti. Bene, 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 bene. Non sembra neanche tanto complesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Affanculo. Non mi dire che ne stanno altri che già mi sono rotto, eh? Oh! Che cos'è? No, non mi interessa, raga. Maledetto bastardo! Sei un pirata fin nel midollo, vero? Ora scendi nell'atrio. Un corriere ti aspetta. Esatto! Ho pianificato tutto quanto da tempo. Ehi, fermo. La segretaria. Aspetta. Mi invento qualcosa. Fai al più presto. Beh, è andato. Come sempre. Ora corri giù nell'atrio prima che ti faccia esplodere l'auricolare. Ma perché mi devi continuare a dire vaffanculo? Ho coperto le mie tracce, le tue no. Beh, certo, basta che sei tu lo stronzo bello tranquillo, io no, eh. Mamma mia, raga. Questo tizio è veramente molto strano. Poi secondo me accadrà un casino alla fine. Penso che sia un po' troppo lungo. Oh, andiamo. Non è un codice segreto, per la miseria. È un caffè, cazzo. Ehi, evviva, il nostro amico. Ehi, ciao. Mi hanno detto di recuperare altri dati. Ehi, ma non volevi vedere me? Sì, due piccioni con una fava. Vediamo. Una conferenza a Chicago. Ottimo. Grazie mille. Ci sentiamo. Ciao, Rebecca. Chiamami. Piantala, Hastings. E mo? Va bene, ok. Ben
fatto, amico. Ottimo lavoro. Scusa se ho perso la pazienza prima. Stai solo aiutando i buoni, te lo assicuro. Noi ti proteggeremo. Fidati. Ora torna al lavoro. Certo, no, se che ci sono problemi, non si preoccupi, io faccio quello che dice lei, però se poi mi frega, sono cazzi miei, eh. Allora, buongiorno Lemon, siamo un attivo qua, vediamo, dobbiamo ritornare a giocare. Bla 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 bla, vediamo cosa abbiamo, let's go. Anche se adesso... Ho un orribile presentimento. Ti accadrà qualcosa laggiù, non lo sopporterei. Starò attento, lo giuro. E quando avrò dei soldi e una casa, tu mi raggiungerai, presto. Caroline, vieni via! Non fare sforzi! Non posso promettertelo, Edward. Se ora te ne vai senza meta, io non ti prometto niente. Devi credere in me, Caroline. Ho bisogno della tua fiducia. Oh mamma mia. È passato un bel po' allora. Nassau, luglio 1718. Ti stai abbandonando ai ricordi? Solo una lettera da casa. Credo che non pensi più a me ormai. Oh, un cuore duro che ha fame d'amore. Forse dovrebbe indurire in altre parti. E di quale parte stai parlando di preciso, Capitano Rackham? Vuoi conoscere il mio segreto, vero? Oh sì, un piccolo indizio almeno. Oppure uno grosso, se ne siete all'altezza. Apri la mano. Oh. Chi è che spara? Se quelle navi che entrano in porto. Cristo. Raga, ma è mai possibile che ci sono sempre problemi? Questo posto non può mai essere in tranquillità. Che cazzo è successo? Signore, facciamo una cosa. Prima di proseguire con la prossima missione, chiediamo udienza. Che cazzo? Ci ribecchiamo alla prossima, vediamo cosa accadrà. Bella.